Questo progetto non era stato visto molto bene, chiaramente. Già i giovani partono con l'idea che la Terra, cioè, non sanno mai che cosa è la Terra più oggi. Hanno perso proprio il contatto con la Terra. Per me questo è come tornare alle origini, perché essendo dall'Africa, nato in Africa, tutte le case in Africa erano fatte di terra, terra e paglia. È iniziato tutto da un nido. E questo nido è particolare perché è fatto con la terra pure. Quindi l'uccellina ha usato i rami grandi, più piccoli, fino a cucire con l'erba in mezzo, dentro. E tutto intorno ha messo anche la terra. La volpe c'è pure, che ogni tanto mi veniva a salutare mentre stava facendo la gradinata qua. C'è il suo sentiero ben battuto che viene la notte a stare dentro questo bosco e poi durante il giorno evidentemente va a rovistare in qualche... Qua erano tutte case di terra, tutti quanti vivevano in case di terra. E prima, quando abbiamo cominciato questo lavoro, i muri erano spaccati, si poteva vedere da fuori. Come riempivi la spaccatura, ci mettevi le zeppe pure insieme. Una cucitura. Infatti questa casa è stata ricucita in pratica. Come fare la maglia? Lo stesso principio. Perché è molto manuale, è una scultura, usi le mani. E non è una questione di mettere un mattone sopra l'altro, devi prendere questi pallotti di terra e paglia che vengono mischiati a mano. Ci vuole tanto di quel tempo che da solo era impossibile. Io sono fisioterapista, ho massaggiato la casa, sì, sculturata la casa proprio. Io invece non ho usato le calce, per stabilizzare questi muri ho usato la ricotta. Quindi il formaggio, quando viene ricotto, diciamo, a 90 gradi, il liquido che rimane, io ho solo pennellato sopra e l'ho fissato. Ma mi sento un po' abruzzese. E sono contento di aver recuperato questa cosa, anche per una terra che mi ha dato tanta, e quindi sto dando qualcosa indietro. Mi chiamo Miles Parker. Infatti questa stradina qua si chiama Sentinella e quindi ho chiamato la casa Sentinella.